È del tutto originale il progetto, che è stato presentato dalla dirigente del circolo didattico di Sant'Orso, Eva Lisa Pettinari. Si chiama Tracce d'arte e intende avvicinare i bambini all'arte contemporanea. Un compito non facile, dato che l'arte contemporanea è piena di simbolismi, non di immediata comprensione, a volte contraddittoria, ma il metodo assunto ha fatto sì che piccoli studenti si avvicinassero alle nuove forme di espressione con naturalezza, aiutati in questo dalle opere e dalla presenza di 6 artisti con i quali è stato imbastito un dialogo vivace e creativo. Gli artisti sono Anna Tozzi Atò, Francesco Diotallevi, Niccolò Amadori, Sondra Segala, Tonino Maurizi e Vito Nucci. Sono state così realizzate delle opere che rimarranno in dotazione della scuola e che verranno esposte sabato prossimo a partire dalle ore 10 alla Montesi. Così il progetto è stato illustrato dalla dirigente Pettinari. L'idea è quella che quando i bambini lavorano, progettano, pensano, risolvono problemi, in questo caso incontrano anche l'arte, si educano al bello e quindi si prendono cura dei propri spazi, li conservano e soprattutto stanno meglio, perché l'idea è questa, è stare bene a scuola. Quindi questo progetto è stato realizzato, si sta realizzando adesso in Fieri, perché siamo partiti alla metà di aprile con il primo intervento di un artista. Artisti che sono arrivati qui, hanno lavorato con i bambini, hanno mostrato loro come lavorare, hanno realizzato delle opere, hanno realizzato le loro opere che poi lasceranno la scuola e le opere dei bambini che andranno a realizzare una galleria d'arte contemporanea qui da noi. Il tutto è stato realizzato su input di Alessandro Barulli, un genitore titolare di una galleria online. Tecniche realizzative diverse, perché andiamo dalla spatola, andiamo all'illustrativo, andiamo al materico, e che hanno consentito a questi bambini di provare a replicare le opere dell'artista aggiungendo la loro creatività. Tutto questo ha portato alla realizzazione di opere degli artisti che poi saranno donate alla scuola, quindi rimangono di proprietà della scuola, e alla realizzazione di 12 tele di dimensione 1 metro per 1 metro fatte dalle singole classi. Oltre a questo abbiamo anche la parte esterna che è fatta di street art, per cui anche dall'esterno si vedrà una traccia del passaggio delle classi quinte, che lavoreranno su delle colonne e faranno dei murales. Ho visto tanti sorrisi, tanta bellezza, ma non solo negli artisti e nelle bambine e nei bambini, ma anche nel personale scolastico, la stessa dirigente, e anche nel personale non scolastico, che alla fine ha dovuto pulire tutto il disastro di colori che noi abbiamo lasciato in giro. Quindi grande felicità.